Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video dall'angolo del rosso nero, che è il resoconto del sesto episodio dell'angolo della schedina, più piccolissima analisi della giornata che è finita ieri e della giornata che comincerà ancora poi domani. Come sappiamo, la Serie A non si ferma, c'è il campionato, poi ci sarà la Champions League martedì e mercoledì prossimo e poi ci sarà di nuovo il campionato. Allora, schedina che non è andata malissimo, ovviamente ne ho sbagliate perché non riesco a fare 10 su 10, a parte una giornata che ne ho fatte 9, e però no, sono stati dei bei risultati comunque, mi sono piaciuti. E vabbè, alcuni, quelli che ho sbagliato, non sono stati così clamorosi come sbagli, assolutamente. Diciamo che si poteva fare comunque meglio, quello lì sicuramente. Allora, praticamente, Juventus-Lecce, o mi avevo messo o la vittoria della Juve o la vittoria del Lecce, mi è andata bene, finita 1-0 per la Juve, quindi l'ho presa. E era, tra virgolette, prevedibile che non pareggiassero, però comunque è finita 1-0, quindi ho anche rischiato parecchio. Poi Cagliari-Milan, l'avevo detto, non è contemplata neanche il pareggio del Milan, neanche cioè non è contemplata la sconfitta a Cagliari del Milan, non era assolutamente completata, non è presunzione, però comunque nel momento in cui siamo era difficile perderci a Cagliari, mi ero coperto con un X2, l'ho presa comunque, abbiamo vinto 3-1, quindi va bene così. E due. Empoli-Salernitana, ragazzi, io ero convintissimo, cioè no, 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 che cazzo dico? No, Empoli-Salernitana l'ho presa. No, ero convinto che la Salernitana non perdesse a Empoli. L'Empoli completamente in crisi, totalmente in crisi, ha fatto il primo gol del campionato alla sesta giornata. No, no, l'ho sbagliata, ragazzi, è finita 1-0. No, l'ho sbagliata, ecco quella che ho sbagliato. Ero convintissimo che la Salernitana non perdesse Empoli. Chiedo scusa, un lapsus piccolissimo. Ero convintissimo che la Salernitana non perdesse Empoli. Io avevo messo X2, quindi ho pareggio, vittoria della Salernitana. E l'Empoli ha vinto 1-0, ragazzi. L'Empoli ha vinto 1-0. Quindi ho letto male, non mi ricordo male anche io. Dicevo, l'Empoli che era comunque in crisi e ha fatto il primo gol del campionato, che ha valso i primi 3 punti del campionato. Ho visto poi la sintesi, comunque la Salernitana poteva anche pareggiare o vincere. Però è stato anche Ochoa, comunque dalla Salernitana, ha fatto anche due o tre miracoli, non da poco, non da poco. Quindi niente, e questa l'abbiamo sbagliata. Verona-Atalanta, over 2,5, anche lì. Ha vinto 1-0 l'Atalanta, io ero convinto facessero minimo 3 gol, perché comunque il Verona segna, l'Atalanta segna parecchio, e invece 1-0 per l'Atalanta, quindi abbiamo sbagliato anche questa, e sono due. Inter-Sassuolo, l'ho presa, over 2,5, ho messo minimo 3 gol, è finita 1-2, 1 più 2 fa 3, però 1-2 non 2-1, però comunque sono sempre 3 gol, quindi l'ho presa, over 2,5. E Lazio-Torino, non me ne vogliono i tifosi del Torino, ero convinto che il Torino non perdesse a Roma, e invece ha perso, ho messo X2 e invece è finita col segno 1, è finita col segno 1, quindi niente, Lazio che comunque è tornato in grande spolvero, adesso ci abbiamo noi domani alla Lazio, non voglio essere presuntuoso, poi ho fatto la nuova schedina e secondo me non ci perdiamo in casa con la Lazio, però adesso tra un po' ne parliamo. E comunque l'ho sbagliata, avevo messo pareggio vittoria del Torino, ha vinto la Lazio, quindi siamo a 3 errori. E non lo so quanti errori ho fatto, ragazzi, per quello le sto contando. 3 errori. Napoli-Udinese ho messo over 2,5. Scusate, non mi ricordo tante cose perché comunque tra ferie siamo ancora a Roma. Domani mattina ripartiamo, torniamo a casa. Quindi domani ci vediamo alle 6, ragazzi. Mi raccomando, diretta Milan-Lazio. E Napoli-Udinese comunque l'ho presa. Over 2,5, minimo 3 gol. È finita con 5 addirittura. 4-1 Napoli che sta tornando il vero Napoli. Frosinone-Fiorentina, quarto errore. Quarto errore perché ho messo vittoria secca della Fiorentina e invece è finita 1-1. Stava vincendo la Fiorentina, poi il Frosinone ragazzi è fetentissimo, io l'avevo detto, il Frosinone è fetentissimo in casa, è veramente fetente in casa, ha battuto l'Atalanta, cioè sembra un'altra squadra in casa del Frosinone, è finita 1-1, comunque ha preso un altro punto il Frosinone, quindi ho sbagliato anche questa perché ho messo il 2 della Fiorentina. Monza-Bologna 1x. Cioè, lo immaginavo che il Monza non perdesse in casa, anche se il Bologna è in un grande momento. Immaginavo che comunque il Bologna non vincesse in casa del Monza. Infatti, 0-0 avevo messo 1x. E Genoa-Roma, ragazzi, la Roma è sconcertante. La Roma è qualcosa di sconcertante, imbarazzante, di tutto. La Roma è veramente una brutta squadra. La Roma è una brutta, brutta, brutta squadra. È finita 4-1, avevo messo 1x, quindi 6 su 10. Va bene, ne ho sbagliate 4. Ho sbagliato Empoli-Salernitana, Verona-Atalanta,
Lazio-Torino e Frosinone-Fiorentina. Ne ho fatte 6 su 10, vabbè, sempre più della metà, rimaniamo sempre su quello stand lì, però vabbè, purtroppo non è proprio come ci aspettiamo noi, quindi via, a posto. Allora, facciamo la settima giornata, settimo episodio dell'angolo della schedina, la nuova schedina. Me la sono scritta su WhatsApp perché qua non c'ho carta e penna, quindi me la sono scritta su WhatsApp. Mi sono fatto una nota io su WhatsApp e, con le partite e il segno in cui ovviamente ho messo. Comunque ce l'ho qua, non si legge benissimo perché purtroppo la telecamera non è così potente. Sì, non riesco bene bene a mettere a fuoco, però vabbè, comunque ho messo questi segni qua. Allora, Lecce-Napoli 1-2. Il Lecce in casa è fetente comunque, anche come il Frosinone. Lecce-Napoli 1-2, secondo me non c'è il pareggio, o ne vince una o vince l'altra. Vediamo che cosa succede. Milan-Lazio, come ho detto prima, il Milan secondo me con la Lazio in casa non ci perde. Siamo in un grande spolvero, siamo in un grande momento, è difficile batterci in questo momento. Avete preso 5 per il derby, e va bene, ok, tiè, anche, siamo 15 pari. E, quindi Milan-Lazio 1x. Salernitana-Inter over 2,5. Probabilmente l'Inter comunque, siccome è una delle squadre più forti d'Europa, sicuramente vincerà 3-4-0, quindi Salernitana-Inter over 2,5. Bologna-Empoli 1, ragazzi, il Bologna in casa con l'Empoli non ci perde, non ci pareggia. Il Bologna ha pareggiato a Monza, deve comunque continuare di nuovo a fare magari dei punti. Bologna-Empoli, l'Empoli, ok, ha trovato la sua prima vittoria, però cioè, sempre di misura, farà fatica comunque a segnare anche l'Empoli. Fu così che finisce 4-4, però comunque Bologna-Empoli 1. Bologna-Empoli 1 fisso del Bologna. Udinese-Genoa x2. L'Udinese è la peggior squadra del campionato in questo momento. In questo momento l'Udinese è la peggior squadra del campionato. Il Genoa in un grande momento, in una grande motivazione, in un grande morale, diciamo morale anche. E x2. Secondo me il Genoa a Udine non ci perde, o ci pareggia o ci vince. Atalanta-Juventus, bella partita questa. L'Atalanta-Juventus, ragazzi, è da tripla. Puoi vincere l'Atalanta, puoi vincere la Juve, puoi avere pareggio. Io ho messo over 2,5, minimo 3 gol, quindi potrebbe starci comunque minimo 3 gol, assolutamente. Perché sono due squadre che segnano. Al di là che la Juve magari ha vinto anche solo 1-0, però ha perso 4-2, quindi contro Sassuolo. Quindi era un over 2,5. L'Atalanta adesso ha fatto un gol, è vero, però comunque ne poteva fare altrettanti, 2-3. Quindi cioè, sono due squadre che segnano tanto, quindi over 2,5 ci sta. Ci sta. E scusate se c'ho un pochino poca luce qua in camera dell'albergo. Scusate se mi vedete un po' scuro. Da una parte mi vedete un po' più chiaro. Ogni tanto mi vedete proprio chiarissimo perché ho la televisione qua accesa, quindi mi illumina il viso. Mi illumina il viso. Vabbè, lasciamo perdere. E quindi Atalanta-Juve, ovvero 2,5. Roma-Frosinone, non me la sento di mettere x2, ragazzi. No, la Roma comunque prima o poi dovrà vincerne una, anzi la seconda, perché si erano esaltati che hanno fatto 7 gol all'Empoli. Sembrava tornato la vera Roma di Mourinho, Dybala, Lukaku. Vabbè, lasciamo perdere. Però col Frosinone ci sta un minimo 3 gol. Roma-Frosinone all'Olimpico ci stanno un minimo 3 gol. Ci stanno, ci stanno. E Sassuolo-Monza. Sassuolo-Monza, ragazzi, secondo me non finisce in pareggio. Secondo me o la vittoria di Sassuolo o la vittoria del Monza. Monza, che comunque è una squadra ostica, che può creare parecchi problemi. Il Sassuolo in un grande spolvero. Berardi in questo momento sembra Messi. Quindi Sassuolo-Monza o la vittoria di Sassuolo o la vittoria del Monza. E poi velocemente Torino-Verona e Fiorentina-Cagliari, tutte e due 1. Il Torino che batte il Verona in casa a Torino e la Fiorentina che vince a Firenze col Cagliari. Secondo me, ragazzi, finiscono tutte e due 1 fisso. Quindi io ci provo a farvela vedere nella telecamera, ragazzi. Non credo che rimanga così tanto bene. Quindi Lecce-Napoli 1-2, si vede male, ragazzi, vi faccio rovinare gli occhi. Quindi Lecce-Napoli 1-2, Milan-Lazio 1x, Salernitana-Inter over 2,5, Bologna-Empoli 1, Udinese-Genoa x2, Atalanta-Juve over 2,5, Roma-Frosinone over 2,5, Sassuolo-Monza 1-2, Torino-Verona 1, Fiorentina-Cagliari 1. E questa è fatta, settima giornata dell'angolo, settimo episodio dell'angolo della schedina. Poi, per quanto riguarda il campionato, l'Inter va a Salerno, vabbè, è banalissimo, non è una gufata, però è banalissimo dire che non è facile perché Salerno è un brutto campo. L'Inter è caduto in casa col Sassuolo, per quanto si può godere, però diciamo che è stato comunque, secondo me, più un incidente di percorso. È difficile che l'Inter ne perda due di fila.
è vero, c'è la Champions, ci può avere anche la testa in Champions, la Salernitana che gioca in casa, non ha da perdere, può salvarsi tranquillamente per la squadra che giocherà senza pensieri. Poi c'è, per quanto riguarda la classifica, dico, poi c'è Atalanta-Juve, che comunque si possono togliere i punti fra di loro, perché ricordiamo che il nostro obiettivo è, vabbè, ovviamente cercare di vincere lo scudetto, però almeno arrivare fra le prime quattro, quello è sicuro. Atalanta-Juve possono togliersi i punti fra di loro. Noi giochiamo in casa con la Lazio, che la Lazio adesso non è che è in crisi, perché comunque ha vinto, si sta pian piano riprendendo, però la Lazio vive di momenti, la Lazio vive tanto di momenti. Si è visto comunque, ha perso le prime due, e poi è andata a vincere, poi è andata a vincere a Maradona, poi ha perso con la Juve, e ha vinto poi l'ultima giornata. Cioè è difficile decifrare in questo momento la Lazio. Certo è che il Milan è più forte della Lazio, quello è poco ma sicuro. Per quello che ho messo 1x, io spero di vincere. Un pareggio mi farebbe rosicare da morire, tantissimo mi farebbe rosicare. Però, cioè, piuttosto che perdere, va bene anche il pareggio, va benissimo anche il pareggio. È dura, dovrebbe tornare Maignan dal primo minuto, dovrebbe essere confermato Adli insieme a Renders e Loftus-Cheek, dovrebbe giocare Giroud al posto di Okafor, però quello non ne sono sicuro. Leao dovrebbe essere confermato e adesso il ballottaggio è fra Musa, Adli in mezzo al campo e fra Chukwueze e Pulisic a destra. Vediamo che cosa si inventa Stefano Pioli. Speriamo, dovrebbe essere 4-3 normale, quindi speriamo che non si inventi moduli all'ultimo minuto. Non credo, dovrebbe essere 4-3-3 normale. E è una giornata di campionato che può decifrare veramente quello che siamo. Abbiamo avuto due big match per ora contro la Roma, presi a pallonate, contro l'Inter, siamo stati presi a pallonate. Però big match o non big match l'hanno dimostrato comunque queste giornate qua, perché la Roma che va a perdere contro il Genoa 4-1, l'Inter che in casa sembrava imbattibile ha perso 2-1 con il Sassuolo, la Juve che appunto ha perso 4-2 col Sassuolo, poi comunque va a vincere con la Lazio. Cioè è un campionato stranissimo questo qua, ragazzi, è veramente un campionato veramente strano. Vediamo che cosa succede. Noi ci vediamo domani sera alle 18, domani sera, vabbè, pomeriggio tardi alle 18 per Milan-Lazio. Penso che ci sia anche Emanuele domani. E niente, come ho detto, la Champions non riesco a vederla, sono via mercoledì contro il Dortmund, farò un pre-partita e poi un post-partita quando vedrò la partita di notte, me la vedrò tutta e poi analizzeremo insieme i 90 minuti del giovedì, poi l'analizziamo insieme, nel senso farò un video dedicato a quello. Niente, va bene ragazzi, io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio, siamo a 727, mi raccomando, condividete, iscrivetevi, fate quello. 728, mi dicono dalla regia 728, così all'improvviso, io ero rimasto a 727, siamo a 728, perfetto, ti ringrazio. 728, e quindi 728, continua il sogno dei 1000 prima di fine anno, speriamo bene. E niente, vi ribacio, vi riabbraccio, condividete, iscrivetevi, lasciate like, fate tutto quello che potete per supportare e sopportare il mio canale, sempre dedicato ovviamente al nostro amatissimo Milan e comunque al nostro amatissimo calcio. In generale, niente, l'angolo della schedina è a posto. Ci vediamo poi, mi sembra martedì, perché forse lunedì ci sono ancora delle partite. Quindi ci vediamo martedì per l'angolo della schedina e parlare magari un po' di Champions. Comunque ci vediamo sabato in diretta, domani alle 18 per Milan-Lazio. Dai, a domani ragazzi, bella.